Good day, Pili viewers. We are here today at the Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli, Donatori di Sangue Onlus, at the Padiglione Luigi Marangoni, to talk about a very sensitive topic, blood donation. This association was founded in 1974 by Professor Girolamo Sirchia, who worked for 40 years at the Policlinico di Milano Hospital. He was counselor for social services of the city of Milan from 1999 to 2001, and for 4 years, Minister of Health, or Ministro della Salute. His association has built a very tight collaboration with the Filipino blood donors in Milan, which is now an external wing of the association's operating committee for blood donation. Let's find out more about Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli, Donatori di Sangue Onlus, and more about blood donation with the president and the founder himself, Professor Girolamo Sirchia. Quindi, buongiorno Professor Sirchia, grazie per aver accettato il nostro invito a questa intervista. Inizierei subito per chiedere cos'è l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus. Ma dunque, questa è un'associazione di donatori di sangue e di volontari che collaborano poi a far crescere questa associazione. Il sangue donato in policlinico serve al policlinico e serve ad altri 10 ospedali del centro di Milano. Okay. E abbiamo circa 23.000 donatori attivi, iscritti, che donano regolarmente, e abbiamo un centinaio di volontari che ci aiutano nel nostro lavoro. Quindi non donano il sangue, ma donano il lavoro, il tempo, per far crescere l'associazione, per aiutare qui gli operatori interni, accogliendo i donatori, sentendo le loro domande, aiutandoli a capire, e cioè quindi tutta un'attività di contorno molto importante. Telefonare a casa per invitare alla donazione, eccetera. Quindi questa attività è in atto da circa 40 anni, è cresciuta nel tempo fino ad arrivare a questi volumi che sono molto molto utili. Recentemente poi la cosa si è estesa anche alle comunità etniche, alle comunità di immigrati e poi ai loro figli, perché ovviamente questi oggi fanno parte della nostra comunità e quindi, ed è molto importante dal punto di vista biologico, perché il tipo di sangue di queste persone è diverso da quello caucasico e quindi quando hanno bisogno sangue, per esempio, è molto più utile a loro avere sangue simile a loro che non quello di una persona che è molto diversa da loro. Certo. Perché in questo caso è più facile che producano anticorpi, cioè sostanze che danneggiano il sangue trasfuso e lo rendono poco efficace. E quindi abbiamo anche una banca dove questi tipi rari, rari per l'Italia, sono conservati per servire questi malati, queste persone, quando ne hanno bisogno. Ecco, quindi c'è tutta una serie poi di attività che viene fatta nel centro trasfusionale, di dividere il sangue in componenti, assegnarlo con i test di legge in maniera che sia innocuo, perché il sangue può anche dare dei gravi problemi se è sbagliato, no? E di verificare quindi che la qualità sia sempre altissima. Questa è un'attività di cui siamo molto fieri, molto bella, e siamo felici che la vostra comunità si sia avvicinata a noi e che lavori con noi. E quindi, cioè, diceva prima che comunque raccogliete sangue anche di varie etnie, però non è detto che devi, se tu hai bisogno di una trasfusione del sangue, sia il sangue della stessa etnia? No, assolutamente. Il sangue va a tutti, cioè arriva da tutti e va a tutti, però in alcuni pazienti immunizzati, cioè quelli che hanno prodotto anticorpi contro certi antigeni, a volte ci vuole un sangue diverso da quello caucasico, perché non ci sono dei sangui compatibili. Allora
In questo caso, avendo una banca con questi tipi rari che derivano da queste comunità diverse, noi possiamo servire anche le persone immunizzate, capito? Ok, ottimo, buono sapersi, cioè è meglio spiegare che No, no, comunque no, non giusto, devono giusto. spaventarsi se No, no, il sangue certamente arriva no, di sangue è un'altra per etnia. tutti, Ok, ottimo. assolutamente. Dunque, sappiamo che l'associazione è un ramo esterno del comitato operativo per la campagna della donazione del sangue, di cui lei è piuttosto affezionato, il Filipino Blood Donors of Milan della comunità filippina, dove ha nominato la signora Tessia Cugna come responsabile esterno di tutti i donatori immigrati, per cui non solo i filippini. Sì. Quando è nata questa, chiamiamola, amicizia, cosa le ha spinto ad inserire il Filipino Blood Donors of Milan nel comitato? Allora, le ragioni biologiche sono quelle che ho descritto adesso. Quelle affettive sono il fatto che abbiamo avuto rapporti con alcune persone, la signora Tessi, evangelista, che lavora qui, e abbiamo cominciato a stringere amicizia, a vedere, a parlarci dei vari problemi, e man mano è cresciuto questo gruppo di persone. Che loro hanno parlato ad altri, altri si sono uniti, e fino ad arrivare a oggi a 300 e più donatori che fanno parte, riteniamo debbano costituire un gruppo suo proprio, esterno suo, in maniera tale che abbiano dei loro strumenti per fare propaganda, per attirare altre persone e per aiutarci a incrementare questo gruppo di. Questa quantità di sangue che abbiamo. Quindi è nata amicizia e Più o meno da quanto tempo è che c'è ormai questa sono 2 anni collaborazione? 2 anni. che va avanti la Ok. cosa e va avanti bene e cresce e quindi noi siamo molto felici e apprezziamo molto questo apporto perché c'è molta partecipazione e molta consapevolezza. Delle necessità sanitarie che fa onore alla comunità filippina, devo dire. Ok, quindi cosa potrebbe fare la sua associazione per dare maggiore credibilità al Filipino Blood Donors of Milan, così da poter invogliare ancora di più la comunità filippina a sostenere questa loro campagna? Ma noi diamo, come a tutti i donatori che fanno capo al policlinico, diamo controlli sanitari, diamo servizi specialistici, medici, quando c'è bisogno. Quindi è un controllo sistematico della salute quando vengono a donare e in più se ci sono dei problemi cerchiamo di risolverli anche con l'ospedale, ma anche con i nostri mezzi, perché si è stabilito un rapporto di amicizia, non di collaborazione. E quindi se riceviamo, cerchiamo anche di restituire, di dare in termini di salute. E questo di solito è molto gradito perché è un punto di riferimento a cui quando uno ha bisogno si rivolge e noi cerchiamo di fare il massimo per risolvere i problemi. Ok, quindi più o meno riesce a darmi dei numeri? Quanti sono i donatori filippini che sostengono la banca del sangue? Sono Sono circa in 300 aumento? attualmente quelli attivi, anche se ne sono passati alcuni. Molti di più e poi alcuni hanno rinunciato, ma questo è nella logica delle cose. Magari poi cambiano posto di lavoro, si stancano, non hanno più voglia, hanno problemi in famiglia, hanno problemi di salute. È sempre così, anche se questo per noi ha un costo molto alto perché cerchiamo di investire nella salute delle persone che Certo. donano in maniera tale da creare con esami, con visite, una base che dovrebbe durare a lungo. Qualche volta dura a lungo, qualche volta no, ma è nella logica delle cose. Ok, ma le persone che hanno subito delle trasfusioni del sangue possono comunque anche loro donare eventualmente in un futuro No, o no? no, no, perché si teme che ci siano poi magari possibilità, rischi connessi a trasmissione di malattie o immunizzazioni o altro. Quindi la legge italiana preferisce non ammettere più a donare chi ha ricevuto Il sangue. sangue, ho capito, ho capito.
peccato, avevo intenzione anch'io di donare il mio sangue, però mi sa che è troppo tardi. Ma può donare in altro modo, nel senso di dare un supporto, di dare informazione, di dare entusiasmo agli altri. Avete un mezzo di comunicazione importante, spiegare i vantaggi di essere inseriti in una comunità che si aiuta. Ok, quindi questo sarebbe il suo consiglio per coloro che hanno... Io penso che purtroppo tutti possono fare qualcosa, anche parlandone, solo parlandone, spiegando che cosa si fa qui, perché è difficile oggi penetrare con l'informazione nelle famiglie, nella testa della gente, perché c'è tanti di quei messaggi, di quegli avvisi, che è difficilissimo, c'è troppa roba. Però parlando con la gente, non solo con la televisione, ma spiegando alla gente le cose, sulla fiducia personale si crea un rapporto a volte molto solido. E questo è quello che accade anche con la comunità, che cresce la comunità filippina per questo motivo, che la gente si parla. Sì, meno male che ci parliamo, infatti. Allora, la sua impressione dei lavoratori filippini in Italia? Dunque, io più volte ho detto che sono molto favorevolmente impressionato da quello che i filippini fanno qua, nel senso che sono persone mediamente serie, che non sono violenti, che non sono persone che creano problemi, ma che aiutano a risolverli, e questo in alcuni ambiti sanitari e sociali è per noi importantissimo. E la partecipazione alla donazione di sangue è un altro esempio di come questa partecipazione intelligente, civile, si può manifestare. Ed è uno strumento di integrazione vero, perché l'integrazione non avviene con i pezzi di carta o con i decreti, ma avviene nella realtà della vita. Quando una persona diventa amica o addirittura di famiglia a volte, o comunque di aiuto, e questo è l'esempio migliore di come può entrare in una comunità a pieno titolo ed essere molto gradito. Ok, quindi secondo lei questo gesto di umanità, cioè perché donare il proprio sangue è un gesto di umanità, sia un modo proprio per aiutare la comunità filippina e non solo ad integrarsi bene nella società italiana? È uno strumento di integrazione molto importante, perché c'è una partecipazione alla vita della comunità dove loro si sono inseriti, quindi non è solamente una comunità che è estranea, come molte altre purtroppo lo sono. Certo, è estranea nel senso che è arrivata, prima non c'era, però si è integrata e è diventata parte della comunità italiana. Questa è l'integrazione dei fatti. Non basta la presenza su un territorio per dire che quella gente fa parte dell'Italia, ne fa parte se condivide il lavoro, gli aspetti sociali, gli aspetti umanitari, eccetera. Io apprezzo molto questo. Ok, quindi vogliamo spiegare brevemente chi può donare il proprio sangue e perché donare? Ma perché donare? Perché senza donare non si può ricevere, e quindi la prima regola è che se non dona nessuno, il sangue non c'è. E siccome ognuno di noi in un qualunque momento della vita può averne bisogno, perché esce di casa e non sa che cosa gli succede, oppure perché si ammala e deve fare un intervento chirurgico, o comunque ha una malattia che ha bisogno del sangue, se il sangue non lo dà nessuno, nessuno lo può ricevere. Allora, questa è la prima regola, è un'assicurazione contro i rischi, se vogliamo dire, no? Okay. Ovviamente non tutti lo fanno, anzi lo fanno in pochi, perché purtroppo non tutti, anzi pochi, capiscono il senso della comunità, nel senso di dire che se non do non posso ricevere, ma se do posso ricevere. E quindi questa fa parte del più alto livello di civiltà, cioè una società è civile quando tutti danno e tutti ricevono. Se c'è un disequilibrio non è più civile. Quindi diciamo questa è la base del ragionamento. Purtroppo l'Italia non è particolarmente, non spicca particolarmente per questo tipo di partecipazione, perché ognuno tende
a fare gli affari suoi e ad essere egoista. Quindi una piccola percentuale di persone, tra cui queste persone, questi filippini, hanno dimostrato alto civismo, questo è il pensiero. Poi il sangue sappiamo che è indispensabile, certo. Indispensabile perché la medicina senza sangue non può esistere. Non può esistere, esatto. E quindi è medicina pura, cioè nel senso, come gli antibiotici o il cortisone, cioè la stessa cosa. Sì, 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 esatto, è la stessa cosa. Quindi chi sono le persone che possono donare il sangue? Le persone che possono donare il sangue sono tutte quelle che risultano sane, okay, e che hanno compiuto 18 anni e hanno meno di 65 anni. Quindi 18-60 anni. Quindi queste persone, soprattutto quelle più giovani, non hanno nessun danno perché il sangue viene prelevato in maniera rigorosa dopo una visita, dopo gli esami che dicono che si può prelevare, e quando l'hanno donato sono sani come prima e più di prima, hanno fatto un gesto di grande efficacia, di grande solidarietà, e quindi in teoria tutti i sani possono farlo ed è una patente di salute, perché se hai donato il sangue vuol dire che stai bene. Invece le persone che possono ricevere il sangue, abbiamo un limite di età anche i bambini possono? Tutti quelli dai bambini appena nati fino ai vecchi, tutti in certi momenti della vita, molte persone che oggi sono qui tranquille si trovano nella necessità di avere la vita salvata dalla trasfusione. Poi alcune malattie sono particolarmente così necessitano particolarmente di sangue, tutte le malattie del sangue per esempio, tutta la chirurgia o quasi tutta, la grande chirurgia tutta, uh-huh, e quindi tutta questa parte, ripeto ancora per capirci, che se nessuno dona nessuno può ricevere. Ma se nessuno può ricevere vuol dire che la medicina è finita. Quindi è uno strano rapporto tra la sanità, i medici, gli infermieri da un lato e la popolazione sana dall'altro. Se non c'è questa collaborazione non ci può essere buona medicina. Questo è un concetto, su cui vi invito a riflettere, perché è veramente la base di questo discorso. Ottimo, buono a sapersi, perché ci sono molte persone che magari danno per scontato questa cosa, invece non sanno. C'è il bisogno, lì per lì magari... Magari subito pretendono, però prima non ci hanno mai pensato, questo è capita. No, è verissimo. In Italia verissimo. Solo il 2% della popolazione dà il sangue, perché come dicevo l'egoismo e la poca consapevolezza di quello che sono gli strumenti della vita civile sono ancora purtroppo molto elevati. Bene, vedremo di sensibilizzare ancora di più la nostra comunità per sostenere. Molto importante. Quindi, professore, per concludere, visto che ci ha concesso questa intervista per solidarietà con la Filipino Blood Donors of Milan, vuole trasmettere a loro un suo messaggio personale? Sì, il mio messaggio è innanzitutto di grande apprezzamento per le ragioni che ho detto, perché reputo che sia uno strumento di grande consapevolezza, cioè una prova di grande consapevolezza e di grande voglia di integrarsi. E questo è un grande valore, perché il mondo è multietnico, però i rapporti tra le etnie non sono sempre armonici e noi purtroppo vediamo che spesso e volentieri non lo sono. E in questo caso quindi avere un'armonia tra le persone, i nuovi italiani e i vecchi italiani, per noi è un grande conforto. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno capito questo, che sono venuti qui, che hanno seguito Tessi in questa azione molto buona che sta facendo, e mi auguro che questa cosa continui e cresca, che sempre più persone capiscano il valore di questo atto. Ripeto, se non c'è sangue, se non c'è chi dona, non c'è neanche la possibilità di ricevere, quindi
molta medicina non si può fare, il partecipare come società civile al progresso della medicina è un grande valore e io lo apprezzo molto. Quindi ringrazio tutti di questo gesto di generosità e mi auguro che continui così. Grazie.